Arriva in un derby la prima vittoria in stagione del Castelfidardo, che è anche la prima vittoria della guida Vagnoni. I biancoverdi mettono cuore e grinta per avere la meglio della Recanatese, che vede invece interrompersi la sua arrampicata nelle zone che contano della classifica del girone F. I giallorossi scappano via due volte, ma peccano nella gestione dei vantaggi e anche della partita nel finale, quando cioè Bracciatelli li condanna con il gol che vale 3 punti. I padroni di casa ripartono dal 3-5-2, mentre Alessandrini schiera Palmieri e Siviglia davanti per sopperire all'assenza di Bomber Pera. La Recanatese ha la supremazia territoriale, lavora meglio sugli esterni, al 14° Monti calcia al volo di sinistro, barbato e attento e non si fa sorprendere. Il Castello invece è un po' un ruffone nella manovra, il suo primo tiro in porta arriva da Radi, sempre pericoloso su punizione, che alla mezz'ora colpisce il palo. Poi i leopardiani aumentano i giri, al 31° è Rutiens a non riuscire a risolvere come vorrebbe, cioè col gol, una mischia in area biancoverde. 3 minuti dopo invece Palmieri, ecco infilarsi nella difesa di casa e con un sinistro perentorio, traversa gol, sblocca il punteggio. La reazione della squadra di Vagnoni arriva al 36°, ma è tutta in una fuga che Rivi non chiude col tiro in porta, anche se da buona posizione. Nel recupero della prima frazione, ancora Palmieri pericoloso, ma è Murato al momento della conclusione. La ripresa è un'altalena di emozioni, pronti via, e il Castelfidardo rimette le cose a posto, approfittando dell'ultimo tocco sotto misura di Nodari, che per anticipare Calabrese fa autogol. È la scossa per Pigini e compagni, che sulle ali dell'entusiasmo spaventano la Recanatese, al 5° con un tiro di Giovagnoli da lontano, e al 7° con uno di Calabrese un passo dentro l'area. Nel momento migliore però i padroni di casa si ritrovano sotto, al 14° brutta palla persa in uscita e Siviglia si invola tutto solo verso Barbato, lo dribla e mette in rete. I giallorossi a questo punto si illudono di avercela fatta, senza fare i conti però con la voglia di vincere del Castello. Al 32° velenosa punizione di Radi dall'auto di destra, nessuno tocca e Piangerelli è beffato. Gli uomini di Alessandrini si ributtano all'attacco per rimettere la testa avanti, ma offrono il fianco agli avversari che al 40° non perdonano. Bracciatelli controlla e prende la mira tutto solo, impossibile sbagliare per la gioia del Mancini, che torna ad esultare 9 mesi dopo l'ultima vittoria.